L'uomo cantami, musa, l'eroe del lungo viaggio. Colui che andò per tanto tempo dopo che distrusse la città sacra di Troia. Vide molti paesi, conobbe molte genti, patì tanti dolori nell'animo, sul mare, lottando per salvare la vita sua e il ritorno ai suoi compagni. Desiderava salvarli, ma non riuscì. Morirono per la loro stoltezza, da folli. Di questi avvenimenti narraci qualcosa, Dea, figlia di Zeus. Per lui tutti gli dei provavano pietà. Poseidone soltanto nutriva un'ira feroce contro il divino Odisseo, fino a che egli non ritornò alla sua terra. Si sollevò dal letto di Titone glorioso l'aurora, che dava luce agli dèi e agli uomini, e sedettero in consiglio i numi, insieme a Zeus, padrone del tuono. La sua forza è suprema. I molti affanni di Odisseo, Atene ricordava e narrava, si penava per lui che era presso la ninfa Calipso. Non può ritornare alla terra dei padri, non ha navi fornite di remi, non ha compagni che lo seguano sull'infinita distesa del mare. Ed ora vogliono uccidere il suo amato figlio, mentre sta ritornando a casa, per avere notizia del padre, è andato a Pido e a Lacedemone. Hermes, tu che sei il messaggero, alla ninfa dai bei capelli va ad annunciare la decisione immutabile che l'intrepido Odisseo deve tornare. Tornerà senza avere per compagni dei o uomini. Il messaggero veloce obbedì e subito legò ai piedi i sandali, i bellissimi sandali d'oro degli dèi che al soffio del vento lo portavano sul mare e sulla terra infinita. Quando all'isola lontana giunse, si presentò all'antro profondo dove abitava la ninfa dai capelli lucenti. La trovò, era dentro la grotta. Vedendolo apparire dinanzi, lo riconobbe la divina Calipso. Si riconoscono gli uni con gli altri, gli dei immortali, anche se abitano in case lontane. Non trovò nella grotta il valoroso Odisseo. Seduto in riva al mare, là dove sempre stava, piangeva straziando il suo cuore con lamenti e lacrime e piangendo osservava il mare infinito. Zeus mi ha ordinato di venire qui. Mi dice che qui c'è un uomo, il più infelice tra coloro che combatterono intorno alla città di Priamo. Ora Zeus ti comanda di farlo partire quanto prima. Non è destino che gli muoia in quest'isola lontano dai suoi, ma è scritto che rivede i suoi cari, che all'alta sua reggia ritorni alla terra degli avi. Io lo curai, lo nutrii e promettevo che l'avrei reso immortale, libero da vecchiaia, per sempre. Ma giacché un dio non può ignorare il pensiero di Zeus, allora vada via se Zeus glielo comanda. Se ne vada sul mare profondo. Io non potrò aiutarlo. Non ho navi attrezzate con remi, né uomini che lo accompagnino sull'ampio mare. Ma gli darò buoni consigli. Non tacerò. Perché possa ritornare salvo alla sua patria. Non piangere più, infelice. Non rovinarti la vita. Ti lascerò partire, ormai, volentieri. Non biasimarmi per questo.
So bene anch'io che la saggia Penelope è a te inferiore nell'aspetto e nella natura. Lei è mortale, tu immortale, sempre giovane. Eppure io desidero e voglio tornare a casa e vedere il giorno del mio ritorno. E se anche un dio vorrà perseguitarmi sul mare che sembra vino, sopporterò. Nascondo un cuore paziente nel petto. Per 17 giorni solcava le acque. Il 18° apparvero i monti ombrosi della terra dei Feaci. Lo vide Poseidone, vide che navigava sul mare. Radunò le nuvole, sconvolse il mare agitando il tridente, sollevò una tempesta di venti e mare, e la terra coprì con le nubi. La notte scese dal cielo, piombarono insieme Euro, Noto e l'impetuoso Zefiro, e Borea, figlio dell'Etere, sollevarono onde immense. Allora la forza e il coraggio mancarono a Odisseo. Ma quando, il terzo giorno, sorse l'aurora dai bei capelli, allora il vento si calmò e spirò bonaccia sul mare. Sollevato da un'onda altissima, aguzzando gli occhi, egli vide vicina la terra. E quando giunse nuotando alla foce di un fiume dalle bellissime acque, quello gli sembrò il luogo migliore, privo di rocce, al riparo dal vento. Ascolta, signore, chiunque tu sia, ardentemente ti invoco io che a te arrivo fuggendo dal mare l'ira di Poseidone. È sacro agli dei mortali colui che come me giunge ora errando dopo aver molto sofferto. Io arrivo alle tue acque e ti supplico. Abbi pietà, signore, io sono tuo supplice. Nel frattempo Atena si recò alla città dei Feaci, dove dormiva una fanciulla, Nausica, figlia del sommo Alcino. Si fermò sopra il suo capo e le parlò. Perché sei così negligente, Nausica? Giacciono trascurate le splendide vesti e il giorno delle tue nozze arriverà. Appena sorge l'alba, andiamo a lavarle. Io ti seguirò e ti aiuterò perché tu sia pronta al più presto. Lei e le ancelle gettarono i veli distante e giocarono a palla. Iniziò il gioco Nausica dalle candide braccia. Ma quando giunse il momento di ritornare a casa, allora Atena dagli occhi lucenti pensò a far sì che si svegliasse Odisseo, vedesse la bella fanciulla e che lei lo guidasse alla città dei Feaci. Gettò la palla a un'ancella, la principessa, ma sbagliò il tiro e la palla cadde nelle acque del fiume. Le fanciulle gettarono un grido e si risvegliò il divino Odisseo. Signora, io ti prego, sei una dea o una donna? Abbi pietà, signora. A te per prima, dopo tanto soffrire, io vengo supplice. Non conosco nessuno. Dimmi, dov'è la città? Dammi un panno per ricoprirmi. Straniero, tu non mi sembri né malvagio né pazzo. La fortuna è Zeus che la distribuisce agli uomini. Vivono in questa città e questa terra i Feaci. E io sono la figlia del generoso Alcino, che tra i Feaci ha il potere supremo. Allo straniero offrite ancelle da mangiare e da bere. Fatelo lavare nelle acque del fiume, a riparo dal vento. Ti guiderò alla casa del mio saggio padre. Opa. Opa.
la sala il paziente Odisseo. E giunse accanto al re Alcino e ad Arete. Alle ginocchia della regina di Arete stese le braccia. Tacquero tutti nella sala al vederlo. Il re potente prese la mano di Odisseo, saggio ed accorto, e lo mise a sedere sul trono lucente. Il divino Odisseo mangiava e beveva. Se conoscete degli uomini stremati da pene grandissime, a questi potrei assomigliare nelle disgrazie. Figure anche più grandi potrei raccontarvi io stesso, tutte quelle che ho dovuto sopportare per volontà degli dèi. È difficile narrare dal principio alla fine le mie sventure, perché gli dèi del cielo me ne inflissero molte. Sono Odisseo, figlio di Laerte, per la mia astuzia noto fra gli uomini, la mia fama arriva fino al cielo. Abito a Itaca, baciata dal sole. Ora ti racconterò il doloroso ritorno che Zeus mi inflisse quando partii da Troia. Da Ilio il vento mi spinse vicino ai Ciconi, a Ismaru. Qui distrussi la città e uccisi gli uomini. Il terzo giorno aprimmo le vele bianche e così ci riposammo. Sarei giunto allora alla mia terra, ma mentre doppiavo il capo Malea, le correnti mi dirottarono. Per 9 giorni fui sospinto. Il 10° giorno approdammo alla terra dei lotofagi, i mangiatori di loto. Sbarcammo sulla riva e facemmo scorta d'acqua. Allora io mandai alcuni a informarsi chi fossero gli uomini che vivevano su quella terra. Essi si allontanarono e presto giunsero tra i mangiatori di loto. Non tramarono morte ai miei compagni i lotofagi, anzi offrirono loro da mangiare del loto. Quelli che mangiarono quel dolce frutto non volevano più ritornare a dare notizie. Alle navi li trascinai a forza, piangenti, e sotto coperta li legai. E agli altri fedeli compagni ordinavo di salire in fretta. Arrivammo poi alla terra dei ciclopi, superbi e senza legge, i quali, affidandosi agli dèi mortali, non piantano e non arano mai. Nasce tutto senza semina, senza aratura. Il grano, l'orzo e le viti che fruttano grappoli sotto la pioggia di Zeus. Assemblee non conoscono né consigli né leggi, vivono in profonde grotte sulle cime più alte dei monti. Ciascuno comanda alle mogli e ai figli senza cura di uni degli altri. Subito dalle navi prendemmo gli archi ricurvi, i giavellotti dalla lunga punta e ci coricammo sulla riva del mare. Là, proprio sul mare, al limite estremo, vedemmo una grotta enorme ricoperta di alloro. Molte pecore e capre dormivano là. Qui viveva un essere enorme, che pascolava le greggi da solo, lontano da tutti e non frequentava nessuno, ma se ne stava solitario e non conosceva giustizia. Era un gigante mostruoso, che non somigliava agli uomini mangiatori di pane. Mi avviai con uomini scelti e presi con me un vaso pieno di vino nero dolcissimo. Rapidi giungemmo all'antro, ma lui dentro non lo trovammo. Entrati osservavamo tutto.
letto con meraviglia. Mi pregavano i compagni di afferrare ogni cosa, poi fuggire via verso la nave, prendere di nuovo il largo. Ma io non li ascoltai. Dentro lo aspettavo. Quegli, una volta giunto, sollevò un masso grande e pesante per chiudere l'entrata. E poi ci vide. Chi siete, stranieri? Da dove venite, navigando su vie d'acqua? Avete qualche commercio o vagate senza meta sul mare come i predoni che vanno rischiando la vita e portando a ognuno rovina? Siamo Achei, di ritorno da Troia, che i venti hanno spinto sul grande abisso del mare. Alle tue ginocchia noi siamo a supplicarti che tu ci dia ospitalità oppure un dono, come gli dèi vogliono per gli ospiti. Sei sciocco, straniero, o vieni da molto lontano se mi inviti a temere gli dèi. Di Zeus, il signore dell'Olimpo, non si preoccupano i ciclopi, di tutti gli altri dèi neppure. Noi siamo molto più forti. Ma dimmi, dove ormeggiasti la nave ben costruita? Poseidone che scuote la terra spezzò la mia nave. Dissi così. Nulla rispose quell'essere dal cuore spietato, ma con un balzo gettò le mani sui miei compagni, ne afferrò due e come cuccioli li sbatteva al suolo. Poi li sbranò e di essi fece la sua cena. Come un leone li divorava. Saremmo morti di orribile morte anche noi là dentro. Non potevamo con le nostre braccia spostare dall'apertura il masso pesante. All'alba afferrò altri due uomini e si preparava il pranzo. Mangiato, spostò poi la grossa pietra, ma subito la rimise a posto. C'era un tronco nei pressi, era lungo, era grosso a vedere. I miei compagni lo lisciarono ed io, vicino a loro, ne aguzzai la punta e la misi a indurire sul fuoco ardente. Agli altri ordinai di tirare a sorte chi avrebbe avuto il coraggio di sollevare quel palo insieme a me e conficcarlo nell'occhio del mostro quando l'avesse colto il sonno soave. A sera il ciclope tornò, afferrò altri due uomini e preparò la sua cena. Bevi questo vino, ciclope, ora che hai mangiato carne umana. Così vedrai quale bevanda c'era sulla mia nave. Te la portavo come offerta, se tu avessi avuto pietà di me e mi avessi fatto tornare. Dammene ancora, ti prego, e dimmi il tuo nome, ora, perché possa darti un dono ospitale che ti dia gioia. Otis, nessuno è il mio nome. Nessuno mi chiamano padre e madre e tutti gli altri compagni. Per ultimo io mangerò nessuno, dopo i compagni. Gli altri li mangerò prima. Questo è il mio dono ospitale. Disse e cadde all'indietro, lungo, disteso, con il grosso collo piegato. Cominciava il sonno che doma ogni cosa. Allora io spinsi il palo sotto la brace finché fu incandescente. I compagni alzarono il tronco dalla punta aguzza e nell'occhio lo conficcarono. Ancora tappa fu l'isola Ea. Circe, dai bei capelli, viveva qui, la dea tremenda che parla con voce umana. Compagni nel dolore e nella sventura, ascoltate le mie parole. Non sappiamo più dove è oriente, dove è occidente, dove tramonta il sole che illumina gli uomini e dove sorge. Pensiamo subito se c'è ancora una via di scampo, ma credo che non ci sia.
Sono salito sopra un'alta cima e ho visto che siamo su un'isola circondata tutt'intorno dal mare infinito. È pianeggiante e nel mezzo tra gli alberi fitti del bosco ho visto levarsi un fil di fumo. Euriloco, insieme a 22 compagni, si avviò. Si fermarono nel porticato della dea dai bei capelli. Sentivano Circe, che dentro cantava con la sua bella voce potente, divina. Lei uscì, subito, aprendo le porte splendenti, e li invitò a entrare. La seguirono tutti, senza sospetto. Euriloco solo rimase indietro, temendo una trappola. Su troni e seggi li fece sedere. Ma al cibo unì dei filtri magici perché scordassero la patria. Per sempre. E quando l'ebbe offerto ed essi ne bevvero, subito con una bacchetta li toccò e nei porcini li chiuse. Dei porci avevano la voce, le setole e tutto il corpo e l'aspetto, ma non la mente, che era quella di prima. Euriloco tornò subito. Allora io mi misi a tracolla la grande spada di bronzo. Ma quando attraverso il bosco sacro stavo per giungere alla grande dimora di Circe dai magici filtri, mi venne incontro Hermes. Dove vai, infelice, solo per questi luoghi senza conoscere il posto? I tuoi compagni sono prigionieri nella casa di Circe. Sono diventati dei porci che vivono in solide stalle. Vieni forse per liberarli. E io ti dico che neanche tu tornerai. Resterai là insieme con gli altri. Ma dal pericolo voglio liberarti e salvarti. Prendi questa magica erba che ti terrà lontano dal pericolo. E ora ti dirò tutte le astuzie funeste di Circe. Lei ti preparerà una bevanda e getterà nel cibo dei farmaci, ma neppure così riuscirà a stregarti, lo impedirà la magica erba che ti ho dato. La dea mi condusse verso un trono ornato d'argento, meditando l'inganno nel cuore. Mi toccò con la bacchetta e mi disse: «Stenditi con gli altri compagni!» «Certo tu sei Odisseo, l'eroe del lungo viaggio!» Sempre me lo diceva il messaggero dalla bacchetta d'oro. «Ma ora...» Rimetti la spada nel fodero e saliamo sul mio letto, affinché dopo esserci amati possiamo fidarci l'uno dell'altra. Circe, come puoi chiedermi di essere dolce con te che nella tua casa hai trasformato in porci i miei compagni e con l'inganno inviti me? Allora Circe uscì dalla sala tenendo in mano la sua magica verga, aprì i battenti del porcile e fuori li spinse. Parevano porci di 9 anni. Davanti a lei stavano ed essa, andando tra loro, li ungeva uno per uno con un altro suo farmaco. Ed ecco che dal loro corpo caddero le setole nate prima col magico filtro. Furono subito uomini, più giovani di prima, molto più belli e persino più alti.
si velarono d'ombra le strade. L'oscurità giungeva ai confini di oceano dalle acque profonde. Fuori dall'erebo si radunarono le anime dei trapassati, fanciulle, ragazzi, vecchi che molto soffrirono, donne che mai prima conobbero il dolore. Molti guerrieri caduti in battaglia, colpiti da lance di bronzo. Io pregavo gli dèi, Ade possente la tremenda Persefone, le anime dei morti, sorpresi dal passaggio di me vivo in quel regno oscuro, volevano parlarmi e mi seguivano, mi rincorrevano, cercavano il mio sguardo perché io avessi pietà della loro sorte. Scavai una fossa lunga un cubito e larga altrettanto. Intorno ad essa versai per tutti i defunti una libagione, miele mescolato con latte, vino dolcissimo, acqua e infine sangue. Essi si affollarono intorno alla fossa da ogni parte con grida acute, un livido terrore mi prese. Io intanto stavo in guardia e non permettevo che le ombre illusorie dei morti si accostassero a quel pasto prima che io interrogassi Tiresia. Giunse infine l'anima del tebano Tiresia, impugnava uno scettro d'oro. Divino figlio di Laerte, Odisseo dal grande ingegno, perché hai lasciato la luce del sole? Perché sei venuto a vedere i morti in questo tristissimo luogo? Ma dalla fossa allontanati, allontana la spada affilata, perché io possa bere il sangue e dirvi la verità. Un dolce ritorno tu cerchi, glorioso Odisseo. Amaro invece te lo farà un dio. Non credo che potrai sfuggire a Poseidone, all'ira che nutre nel cuore perché gli accecasti suo figlio, il Ciclope. Ma anche così, tra molte sventure potrai arrivare, se riuscirai a frenare l'animo tuo e dei compagni, quando con la solida nave approderai all'isola Trinacria, fuggendo al mare dai riflessi violacei. Là troverai al pascolo le vacche e le pecore maestose del sole che vede e sente ogni cosa. Se non tocchi le bestie e pensi al ritorno, allora anche se con molti dolori potrai arrivare a Itaca. Ma se fai loro del male, allora io ti dico che sarà la fine per te, per la nave e per i tuoi uomini. E se pur riesci a sfuggire, tardi farai il ritorno. È male, su una nave non tua, dopo aver perduto tutti i tuoi compagni. Troverai nella casa sciagure, uomini arroganti che ti divorano i beni, ti corteggiano la moglie divina, le offrono doni. Della loro violenza ti vendicherai al tuo ritorno. Ma quando nella tua casa avrai ucciso i pretendenti con l'inganno, affrontandoli con le armi di bronzo, prendi allora il remo e torna in viaggio, fino a che giungerai presso popoli che non conoscono il mare, da uomini che non mangiano cibi conditi col sale, che non conoscono navi dalle prue colorate di rosso, né gli agili remi con cui volano le navi. Ti darò un chiaro segno che non potrà sfuggirti. Quando un altro viandante, incontrandoti, ti dirà che sulla spalla porti un ventilabro, pianta allora in terra il tuo agile remo. Offri al dio Poseidone sacrifici appropriati, un montone, un toro, un verro che monta le scrofe e fa ritorno a casa. Qui offri sacre catombi agli dei immortali che possiedono
il cielo infinito a tutti, senza escludere alcuno. La morte verrà per te lontano dal mare, ti coglierà nella vecchiaia ricca di beni e sarà dolce. Avrai intorno a te un popolo felice. Questa è la verità che ti dico. Poi giunse mia madre e subito mi riconobbe. Madre mia, che doloroso destino di morte ti ha colto. Una lunga malattia, o Artemide Arcera con le sue dolci frecce ti ha ucciso. Dimmi di mio padre, e del figlio che ho lasciato laggiù, e della mia sposa, rivelami la mente, il pensiero. Con cuore paziente lei resta nella tua casa. Con dolore affronta giorni e notti piangendo. Nessuno ha preso il tuo potere e regalo. Telemaco serenamente amministra le terre. Nei campi vive tuo padre e mai scende in città. E io così sono morta. La nostalgia di te, Odisseo, della tua saggezza, della tua gentilezza, mi hanno tolto la vita dolcissima. Disse così, e io volevo, pur esitando, stringere tra le braccia l'anima di mia madre morta. Tre volte mi protesi ad abbracciarla perché mi spingeva il cuore, tre volte mi sfuggì dalle mani, simile a un'ombra o a un sogno. Infine una schiera di eroi che conobbi sul mare e sulla terra di Ilio Sacra, compagni a me fraterni e le loro donne incontrai, e pietà mi prese per la loro triste sorte. Innumerevoli schiere di morti poi si avvicinavano, allora mi prese il terrore. Veloce feci ritorno alla nave e ai compagni ordinai di imbarcarsi e levare gli ormeggi. Rapidamente, intanto, all'isola delle Sirene giunse la solida nave. La spingeva il vento favorevole, ma l'improvviso cessò e fu calma bonaccia. Balzarono in piedi i compagni. Io presi intanto un grande disco di cera e con il bronzo lo feci a piccoli pezzi, che premetti con le mie mani. Rapidamente fondeva la cera al calore del sole e ai raggi di Iperione sovrano. Sulle orecchie di tutti i compagni la spalmai uno per uno. Sulla nave poi mi legarono piedi e mani alla base dell'albero e adesso fissarono le corde. Poi si sedettero e battevano il mare coi remi. Ma quando fummo a un tiro di voce, pur navigando veloci, non sfuggì alle sirene la nave che passava vicino. E intonarono un canto dolcissimo. Avvicinati, avvicinati, glorioso Odisseo, grande vanto dei Danai. Ferma la nave, ascolta la nostra voce. Nessuno mai è passato di qui con la sua nave nera senza ascoltare il nostro canto dolcissimo. E poi tornato più felice e più saggio. Noi tutto sappiamo, tutto sappiamo quello che avviene sulla prodiga terra. Così cantavano, con voce bellissima. E il mio cuore voleva ascoltare, ordinavo ai compagni di sciogliermi accennando loro con gli occhi. Ma sui remi si curvavano essi. Mi legarono e ancor più mi bloccarono.
Ma quando le oltrepassammo e più non sentivamo la loro voce né il canto, subito i miei fedeli compagni si tolsero la cera dalle orecchie e sciolsero me dalle funi. Quando lasciammo quell'isola, vidi del fumo e un gran vortice d'acqua e udii un rombo. Ai compagni atterriti sfuggirono di mano i remi che con un tonfo ricaddero nella corrente. Non avevo detto loro di scivolare, sciagura senza scampo, perché dal terrore non lasciassero i remi per nascondersi dentro la nave. Navigavamo lungo lo stretto lamentandoci. Da una parte era Scilla, dall'altra la divina Cariti, che stava inghiottendo paurosamente l'acqua salata del mare. E mentre la ribomitava, ribolliva tutta rumoreggiando come una pentola su un gran fuoco. Da entrambe le parti, in cima agli scogli, ricadeva la schiuma. E quando invece ingoiava l'acqua salata del mare, ribolliva tutta dentro e intorno la roccia risuonava orrendamente, mentre di sotto appariva il fondo nero di sabbia. Un terribile orrore prese il compagno. Guardando il mostro tenendo. Tanto Scilla dalla concava nave strappò sei compagni, le braccia più forti, i migliori. Sollevati urlavano, chiamavano il mio nome allora per l'ultima volta, col cuore straziato. Scampati agli scogli, a Scilla e alla tremenda Cariddi, rapidamente giungemmo all'isola bella del sole. Là vi erano le vacche dalla fronte spaziosa e le ricche greggi di Iperione. Compagni di disavventura, datemi ascolto. Vi dirò le profezie di Tiresia e di Circe. Entrambi mi dissero di evitare l'isola del sole, che riscalda i mortali. Dicevano che qui ci sarebbe toccata una tremenda sciagura. Sulla nave, amici, abbiamo cibo e bevande, dalle mandri, e teniamoci dunque lontani, che non ci accada qualcosa. Queste vacche e le greggi fiorenti sono di un dio potente, del sole, che tutto vede e tutto sente dall'alto. Fino a che ebbero cibo e rosso vino, i compagni non si accostarono alle bestie desiderosi di vivere. Ma quando i viveri furono tutti esauriti, mordeva il ventre la fame. Subito catturarono le vacche più belle del sole. Odisseo, poiché alla mia reggia sei venuto
non andrai più errando, ma tornerai a casa, anche se hai molto patito. Potente Alcino, dopo aver libato lasciatemi andare, che io abbia fortuna e siate felici anche voi. Correva la nave dei Feaci, sicura, più veloce di uno sparviero, di un falco, il più veloce tra gli uccelli. Correva rapida e solcava le onde del mare, portando un uomo che aveva la mente pari a quella degli dèi, un uomo che aveva tanto sofferto nell'animo, sul mare tempestoso e nelle guerre degli uomini. Ma ora Odisseo divino dormiva tranquillo, scordando tutte le pene. Vi è un porto a Itaca che è sacro. La nave di getto si spinse per metà sulla battigia, trascinata dall'impeto dei rematori. Si svegliò intanto il divino Odisseo, che dormiva sulla terra dei suoi padri, ma non la riconobbe. Da troppo tempo era lontano. Pallade Atena, la dea figlia di Zeus, gli venne vicino, somigliando a un ragazzo pastore di greggi, ma delicato come lo sono solo i figli dei re. Non sai proprio nulla, straniero, o vieni da molto lontano se mi chiedi di questa terra, straniero. Il nome di Itaca è giunto fino a Troia, anche se è molto lontana dalla terra d'Acaia. E a lei si rivolse con queste parole. Non disse la verità, si trattenne. Ho udito parlare di Itaca a Creta, in quell'isola grande, lontano di là dal mare. Ora sono qui io stesso. Io che sono fuggitivo perché ho ucciso il figlio di un re. Della dea dagli occhi lucenti, sorrise e lo accarezzò con la mano. Ora era una donna bellissima. Non hai dunque riconosciuto Atena, figlia di Zeus? Io che in ogni impresa ti sono sempre accanto e ti proteggo. Sarò accanto a te. Non ti perderò d'occhio quando sarà il momento. E ti dico che sangue e cervello di quei pretendenti che ti divorano i beni macchieranno la terra sconfinata. Disse così e con la bacchetta lo toccò. Palla di Atena, su tutte le membra dell'agile corpo gli fece avvizzire la morbida pelle. Sembrava quella di un vecchio. I capelli gli imbiancò, offuscò gli occhi che prima brillavano e infine gli diede un bastone. Odisseo dal porto si avviò per l'impervio sentiero, tra i boschi, attraverso le alture, nel luogo indicato da Atena, dove era il valoroso guardiano di porci, che dei suoi beni aveva cura più di ogni altro dei servi di casa. Lo trovò al lavoro, all'entrata del recinto. Seguimi, vecchio. Entriamo nella capanna, perché ti sazi di cibo e bevande e possa dirmi poi da dove vieni e quali pene hai sofferto. Zeus e gli altri immortali ti concedano, ospite, quello che più desideri, perché mi hai accolto con amicizia. Ecco, infine, la nostalgia di Odisseo lontano mi pervade. Non hai fiducia nel cuore. Io ti dico, anzi ti giuro, che Odisseo tornerà.
Ma ora mi siano testimoni Zeus, Dio Supremo, e la mensa ospitale, e il focolare di Odisseo a cui sono arrivato. Accadrà tutto questo. Quando una luna cala e l'altra incomincia, in questo tempo Odisseo sarà qui. Tornerà a casa e punirà tutti coloro che non rispettano la sua sposa e il suo splendido figlio. Eumeo, sta arrivando certo un amico o una persona ben conosciuta. I cani non abbaiano. Telemaco! Non finì di parlare Odisseo e il suo figlio adorato era lì. Entrò poi Telemaco, oltrepassando la soglia di pietra. Eumeo, da dove viene quest'ospite? In che modo lo hanno portato a Itaca? Certo non è venuto a piedi fin qui. Tutta la verità ti dirò, figlio mio. Dice di essere della Grande Creta e di aver vagato ramingo per molte città. Fuggito da una nave, è arrivato poi alla mia stalla. Io te lo affido, fa come vuoi. Egli è tuo supplice. Amico, troppo mi morde il cuore aver sentito prima raccontare i soprusi che nella reggia commettono i proci. Ma dimmi se di tua volontà ti sei lasciato piegare, o se il popolo è il nemico. Non tutti mi hanno in odio fra il popolo. Tutti i nobili aspirano a sposare mia madre e mi distruggono la casa. A queste nozze odiose lei non si rifiuta, ma neppure acconsente. Eumeo, tu va subito a dire alla saggia Penelope che sono salvo, che sono tornato da Pilo. Io aspetterò qui e ritorna dopo aver dato a lei sola la notizia. Contro di me tramano in tanti. Non sfuggì ad Atena che il guardiano Eumeo andava via dalla stalla e subito si avvicinò. D'aspetto pareva una donna alta e bella. Sulla soglia della capanna stette, visibile solo a Odisseo. Figlio di Laerte, divino Odisseo dal grande ingegno, parla ora tuo figlio, non nasconderti più. Morte e rovina dovete infliggere ai pretendenti e recarvi alla gloriosa città. Io stessa vi sarò vicino, pronta a combattere. Disse così, e con la bacchetta d'oro trasformò Odisseo, la dea Atena. Telemaco restò stupefatto. Sei diverso ora, ospite, da come eri prima. Certo, tu sei un dio. Non sono un dio, sono tuo padre, quello per cui tu piangi e soffri tanto dolore, subendo la violenza dei proci. E dalle guance gli cadevano al suolo le lacrime che aveva sempre trattenuto prima. Domani, appena sorge l'alba, tu va alla reggia e unisciti ai pretendenti arroganti. Più tardi in città mi guiderà il porcaio e sarò simile al mendicante. Quando Atena, dai saggi consigli, me lo suggerirà, io ti farò un cenno col capo. Se sei davvero mio figlio, se tu sei del mio sangue, nessuno venga a sapere che Odisseo è tornato.
arrivarono intanto Odisseo e il divino guardiano alla bella reggia di lui. Un cane che lì giaceva sollevò la testa e le orecchie. Era Argo, il cane del valoroso Odisseo, che un tempo egli stesso allevò senza poterselo godere perché partì per Ilio Sacra. A caccia di capre selvatiche, di cervi, di lepri lo portavano i giovani un tempo, ma ora, partito il padrone, giaceva nell'abbandono. Quando sentì che Odisseo era vicino, fece le feste. Eumeo, questo cane che giace nel letame d'aspetto è bellissimo. È il cane di un uomo che è morto lontano. Ora l'ha colto la sventura. E Odisseo, distogliendo lo sguardo, si asciugò una lacrima di nascosto da Eumeo. Ed entrò nella bella dimora, andò verso la sala tra i nobili pretendenti. La morte oscura scese su Argo, non appena ebbe visto Odisseo, dopo 20 anni. La dea dagli occhi lucenti ispirò nell'animo a Penelope di offrire ai pretendenti l'arco e le scuri di ferro per la gara che fu principio di morte. Orsù, pretendenti, ecco una gara adatta a voi. Io vi darò il grande arco del divino Odisseo, e chi più facilmente lo tenderà con le mani e passerà con la freccia tutte le 12 scuri, quello io seguirò, lasciando questa casa nuziale così bella, così ricca, e che mi ricorderò, penso, anche in sogno. Ad Eumeo, guardiano di porci, ordinava di consegnare ai pretendenti l'arco e le scuri di ferro. Telemaco poi accompagnò la madre nelle sue stanze. Antino, allora. Alzatevi tutti, compagni, uno dopo l'altro, incominciando da destra, da dove si inizia a versare il vino. Dopo averlo unto e scaldato, i giovani provavano, ma non riuscivano a tenderlo, non avevano sufficiente forza. Antino restava ancora, ed Eurimaco, simile a un dio, i primi fra i pretendenti, i migliori per vigore e valore. Uscirono intanto di quella casa insieme il porcaio Eumeo e il divino Odisseo. Eccomi, sono io, che dopo 20 anni e dopo molto soffrire sono tornato alla terra dei padri. Se un dio mi concede di abbattere i nobili pretendenti, ti darò moglie e ricchezze e farò costruire una casa vicino alla mia. Di Telemaco sarai per il futuro compagno, anzi fratello. E ora, tu e il bovaro, tuo amico fedele, l'arco mettete nelle mie mani e poi insieme controllate che nessuno fugga più dalla sala. E già Eurimaco, con l'arco tra le mani, lo riscaldava girandolo da una parte e dall'altra sulla fiamma del fuoco, ma neppure così riusciva a tenderlo e molto si crucciava nel cuore. Disse loro l'accorto Odisseo, meditando l'inganno. Ora date a me il lucido arco, perché tra di voi io provi la forza delle mie mani, se in me c'è ancora il vigore che avevo prima nelle agili membra, o se la vita da vagabondo e gli stenti me l'hanno ormai sottratto del tutto. L'accorto Odisseo, dopo averlo sollevato e guardato bene, come quando un esperto suonatore di cetra senza sforzo tende la corda intorno alla nuova chiavetta, così senza sforzo tese il grande arco. Toccò
toccò con la mano destra la corda ed essa emise un suono bellissimo, manco fosse una rondine. Zeus tuonò forte, manifestandosi. Allora Telemaco sistemò le 12 scuri allineandole secondo un ordine perfetto. Odisseo tese la corda e, restando seduto, lanciò la freccia mirando diritto. E non fallì il primo colpo e tutte le scuri attraversò. Presi da grande spavento, sbiancarono i proci. E allora dagli stracci si liberò l'accorto Odisseo e sulla grande soglia balzò, impugnando l'arco e la faretra piena di frecce. Telemaco con 6 lance aveva intanto fatto ritorno dal padre e anche i servi presero le armi belle e si posero intorno al valoroso Odisseo. Cani! Non pensavate che dalla terra troiana io facessi ritorno a casa? Voi, che divorate i miei beni, entrate a forza nel letto delle mie schiave e me vivo mi corteggiate la moglie senza temere gli dèi e neppure la tarda vendetta degli uomini! Urlarono i proci, balzarono dai loro seggi e si agitavano dentro la sala e lividi per il terrore divennero tutti. Ognuno guardava dove potesse scampare al buio della morte. E finché ci furono punte per tenerli lontani, miravano e sempre colpivano uno dei proci. Atena, che muove gli eserciti, venne loro vicino. Si rallegrò nel vederla Odisseo. I proci fuggivano per la sala come le vacche di una mandria che il tafano veloce assale scompiglia a primavera, quando i giorni si allungano. E gli altri erano come avvoltoi dagli artigli e dal becco ricurvo che dai monti calano e sugli uccelli si avventano. Allora in alto Atena sollevò la sua lancia divina che annienta i mortali. Saliva penoso il lamento, il suolo fumava di sangue. Odisseo li vide giacere, tutti, come pesci che i pescatori hanno tirato a riva dal mare schiumoso nella rete a maglie e che giacciono sulla sabbia rimpiangendo le onde. Ma il sole ardente toglie loro. Le stanze raggiunse la vecchia Euriclea, esultante, per dire alla padrona che lo sposo era lì, nella casa. Svegliati, Penelope, figlia mia, per vedere con i tuoi occhi quello che ogni giorno desideri. È giunto Odisseo, è a casa, anche se dopo molto tempo è tornato. Ha ucciso i pretendenti superbi che infestavano la sua dimora, gli divoravano i beni, gli opprimevano il figlio. Nutrice, ti hanno fatto impazzire gli dèi, che possono rendere sciocco il sapiente e alla saggezza guidare il folle. Sono loro che ti hanno colpito la mente, prima eri saggia. Perché ti fai scherno di me, che ho il cuore in frantumi? Non rallegrarti ancora, non esultare, nutrice. Tu sai come giungerebbe desiderato a tutti, a me soprattutto, e al figlio che generammo. Ma non è vero quello che dici, è un dio che ha ucciso i nobili pretendenti, irato per le ignobili azioni e per l'arroganza che consuma il cuore. Non rispettavano in terra nessuno,
chiunque da loro giungesse, valoroso o vile che fosse. E così, per la loro follia, hanno fatto una fine miserabile. Lontano da Caia, Odisseo è morto e non avrà più ritorno. Ti dirò allora di un altro segno, chiarissimo, la cicatrice della ferita che un giorno con la bianca zanna gli inflisse il cinghiale. Io prima l'ho veduta lavandolo e te l'avrei detto, ma lui con le mani mi ha tappato la bocca e non mi lasciava parlare nella sua grande accortezza. La saggia Penelope era molto combattuta in cuore. Se parlare al suo sposo stando lontana o avvicinarsi e baciargli la testa e le mani. Davanti a Odisseo, dalla parte opposta, allora si mise e ora guardandolo in faccia credeva di riconoscerlo, ora le sembrava uno sconosciuto. Telemaco allora la rimproverava. L'animo mio smarrito, tuo figlio. Se veramente Odisseo ed è tornato, l'uno con l'altro potremo riconoscerci nel modo migliore. Ci sono dei segni che noi conosciamo ed altri non sanno. Allora grande bellezza su Odisseo sparse palla di Atena. A te più che a ogni altra donna diedero un cuore di pietra gli dei che in Olimpo hanno dimora. Nessuna con animo tanto ostinato si terrebbe lontana dall'uomo che dopo tanto soffrire nel 20° anno è tornato alla terra dei padri. Nutrice, ora preparami il letto perché io possa dormire anche solo. Lei ha un cuore di ferro nel petto. Gli rispose la saggia Penelope. No, non sono superba e non ti disprezzo. Non mi meraviglio neppure. So bene com'eri quando partisti da Itaca sulla nave dai lunghi remi. Allora... preparate il morbido letto, Euriclea, là fuori. Preparate il talamo nuziale e allestite il giaciglio con pelli di pecora, coperte, tappeti dai mille colori. Parlò così e lo metteva alla prova. Donna, hai detto parole tristi. Chi mai può spostare quel letto? Sarebbe difficile anche per un uomo che sa, a meno che un dio non venga e di sua volontà lo collochi altrove. C'è un grande segreto in quel letto ben lavorato che fabbricai io stesso e nessun altro. Cresceva dentro il cortile un tronco d'olivo largo come una colonna e intorno a questo io eressi il nostro talamo che feci con pietre fittamente connesse e ricoprì con il tetto ben fatto e vi misi la solida porta, salda. Lo livellai a filo di squadra e ricavai una base che lavorai tutta a traforo. Cominciando da questa levigavo anche il letto, ornandolo d'oro, d'argento, d'avorio. Ecco, questo è il segreto. Io non so, donna, se ancora là il nostro letto o se l'ha collocato altrove qualcuno dopo averne tagliato la base. Disse così, e a lei si sciolsero le ginocchia e il cuore, riconoscendo i segni certi che le aveva dato Odisseo. Non adirarti con me, Odisseo. Tu che sei il più saggio fra gli uomini. Ci hanno inflitto dolore gli dèi. Non hanno voluto che noi, uno accanto all'altra, godessimo la giovinezza e alla vecchiaia giungessimo insieme. E dunque ora non adirarti perché non ti ho abbracciato subito appena ti ho visto. Ci sono tanti pronti a tramare ignobili azioni. Adesso che mi hai descritto in modo chiaro il nostro letto, hai convinto il mio cuore. Così disse. In lui suscitò una gran voglia di piangere. Piangeva, tenendo stretta la sposa amata, fedele. Come ai naufraghi appare desiderata la terra, quando in mare il dio Poseidone distrugge la nave ben costruita, travolta dal vento e dalle onde violente. In pochi scamparono al mare tremendo, nuotando verso la riva, e con il corpo incrostato di sale, lieti, toccarono terra, sfuggendo alla morte. Così appariva a lei il suo sposo agognato e dal suo collo non riusciva a staccare le candide braccia. Fino alla luce dell'alba avrebbero pianto, ma ad altro pensò la dea dagli occhi lucenti. Lei allungò la notte che era la fine,
trattenne accanto all'oceano il giorno dal trono dorato, non lasciandogli aggiogare i cavalli dai piedi veloci che recano agli uomini la luce, lampo e fetonte, i cavalli che portan l'aurora.
Thank you.